Va bene, vedremo di... Sì, vai. Spero, insomma, che si risolva al più presto, anche perché comunque ribadisco quello che ha detto mia zia ieri, noi siamo nel quartiere dal 1950 sicuro, e poi forse pure anche prima, e i primi giornali li vendeva mia nonna, quindi insomma quantomeno siamo abbastanza conosciuti, la gente fortunatamente ci apprezza e ci vuole bene, quindi è un continuo, anche diciamo i clienti che andavano giù vengono su, ma li conosco anch'io perché comunque essendo del quartiere è un continuo ripetere, ah, ma quando apre tua zia, ma quando apre tua zia, ma quando apre tua zia. Liliana, un consiglio: se voi partite con la raccolta delle firme, possiamo citarla questa cosa in maniera tale che magari. Sì, io non ci avevo pensato alla raccolta delle firme, Sì, Fabio, sì. grazie, perché potrebbe essere Una prima mossa. un'opportunità, una prima mossa, ecco sì, per cercare di far riaprire quantomeno il punto vendita. Tra l'altro qui si parla appunto della distruzione di un'attività, non di un semplice ridimensionamento, perché è chiaro, i flussi di traffico cambiano, uno può avere un danno, una diminuzione, ma qui l'edicola è stata letteralmente chiusa. E quindi, signori cari, mettetevi una mano sulla coscienza o perlomeno fate il vostro mestiere, che è quello di amministrare, quindi l'emergenza è fatta apposta per essere amministrata. Va Sì, bene, Liliana, io ti va ringrazio bene. tanto. Allora, Sì. abbiamo detto che verrai a parlare di servizi postali domani e quindi Sì, domani. in diretta E una niente, prenotazione. voglio, Vai, vai, sì, vai, dimmi. voglio ricordare il gruppo WhatsApp Sinaggi. Ah, Quindi sì. chi si vuole registrare sul portale, chi ha bisogno di informazioni e di supporto, si chiama il Sinaggi, insomma, in ufficio, poi verrà indirizzato verso tutto quello di cui ha bisogno, C'è ecco, sì. anche la pagina Facebook o ancora è in Allora, la progettazione? pagina Facebook è in progettazione, è finita, ecco, insomma, a breve la renderemo pubblica. Benissimo, buona giornata, Va grazie. bene? Ok, Ciao. grazie, buona giornata. Ciao. Thank you.
Allora, siamo in collegamento, devo dire con un po' di ritardo, con lo spazio dedicato ai vari edicolanti di Roma. Anche prima abbiamo parlato con un edicolante di Roma, con Liliana Lentricchia, ma abbiamo parlato di gestionali, quindi un argomento che interessa un po' anche gli edicolanti delle altre parti, delle altre zone d'Italia. Abbiamo in collegamento adesso Alberto Magni. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, con Alberto cominciamo da qui, da questa vicenda di cui appunto abbiamo parlato con Liliana, cioè questa edicola della zona di Rebibbia, anzi proprio sulla fermata metro di Rebibbia, che ha chiuso perché i lavori stradali praticamente gli impediscono l'avvicinamento dei clienti. Una situazione assurda che trova un municipio sordo alle richieste e soprattutto di fronte a un'emergenza vera e propria. Tra l'altro i lavori stanno andando avanti da anni e non si vede la fine, mentre invece all'inizio l'impegno era soltanto di alcune settimane. Quindi ti faccio una domanda, Alberto, ma insomma è possibile che in una città così importante, con delle vie commerciali importanti, si debba ancora fare i conti con queste emergenze? E lì com'è la situazione dalle tue parti? Allora, io sono in zona San Cleto, Nomentano Talenti, e da queste parti ovviamente anche qua ci sono i suoi piccoli cantieri, le sue piccole scomodità. Il discorso è che noi ci rendiamo conto che la città stessa non è stata strutturata, o comunque non viene sviluppata, strutturata per favorire le attività che sono appunto su strada. Parti già dagli spazi che non vengono dati magari per favorire la sosta davanti a un'attività. Non dico che in automatico dovrebbero dare un piccolo spazio di parcheggio di fronte a ogni edicola, però studiare comunque una soluzione che sia comoda, non per favorire me che sono l'edicolante e ci devo guadagnare. Io non pretendo che il comune lo faccia per me, per far guadagnare me, ma se anche solo riesce a farlo per dare un servizio decente al cittadino che si ferma comodamente e può ripartire, e per loro soprattutto. Il cittadino è contento, si ferma più spesso, sicuramente io guadagno, ma il principio è che poi girano i soldi. Alberto, è formulata in questo modo, è molto interessante la questione, perché in realtà forse le amministrazioni, i sindaci, le giunte, i municipi non vogliono rendersi conto che il paesaggio urbano, grazie proprio alle loro inadempienze in parte, e non parliamo dell'urbanistica, della programmazione, sta cambiando notevolmente, e le edicole sono, e questo dovrebbero accorgersene, gli ultimi luoghi di socializzazione reale nel territorio. Io te la metto in questa maniera per dire, tu giustamente dici, non è nel mio interesse. Certo, però è pure vero che le edicole sono rimaste appunto quei luoghi di socializzazione, quindi virtualmente di interesse generale. Assolutamente. Ecco, quindi dico sempre io nella mia minuscola esperienza, perché insomma io ho iniziato questa attività da pochissimo, veramente da ieri praticamente, però mi rendo conto che ci sono quelle che sono considerate, diciamo, un po' le attività di quartiere, che sono quelle piccole attività che convivono con il quartiere stesso quotidianamente, e sono dei, non punti di riferimento, però delle abitudini per chi vive in quel quartiere, e le persone sono serene quando hanno le loro abitudini, le loro piccole abitudini, i loro punti di riferimento. Esatto. Da questo punto di vista noi lo andiamo dicendo da un po' in radio, quasi a sollecitare appunto i politici, le pubbliche amministrazioni, di fare un ragionamento diverso nei confronti dell'edicola. L'abbiamo fatto pochi mesi fa in relazione al fatto che si stava preparando il rinnovo del suolo pubblico, che poi è slittato per le note vicende parlamentari con il mille proroghe. Ma insomma, proprio in quell'occasione era venuto un invito proprio aperto alla pubblica amministrazione a dire: non considerate l'occupazione di suolo pubblico soltanto il bancomat per la vostra amministrazione. No, pensate che dietro un'edicola c'è ormai una realtà sociale urbanistica consolidata, quindi
arrivare, come dici giustamente tu, a progettare un'area che favorisca questo contesto e questa funzione, meglio dire, è sicuramente nell'interesse di tutti. Ma nel caso di Barba siamo di fronte alla distruzione di un'attività. Cioè, nei lavori di rifacimento... Più che al non dare una mano c'è stato proprio un remare contro, ma io posso portarvi un altro esempio che è stato l'edicola di Via Valdala, ma solo perché io abito esattamente alle spalle di Via Valdala e mia figlia va a scuola nella scuola che sta attaccata all'edicola. È un tratto di strada di 100 metri dove qualche anno fa hanno invertito il senso di marcia, la mattina tutto il traffico che andava a prendere la tangenziale passava in quei 100 metri di strada. Ora, dal momento in cui hanno invertito il senso di marcia non c'è passato più nessuno, nell'arco di 2 minuti me lo dico l'ha chiuso. Beh, appunto, questo avviene, la cosa da sottolineare che questo avviene all'oscuro di tutto. E cioè non si riesce mai ad avere un tavolo di confronto reale, e quindi l'edicolante si trova da un giorno all'altro appunto senza la possibilità di poter gestire la propria attività, perché è arrivata un'ordinanza, perché è arrivato un lavoro stradale, perché è arrivato un cambio nelle opere pubbliche. Va bene, Alberto, ti sento indaffarato, ma non ci sono problemi, interrompi quando vuoi, anzi noi ti ringraziamo di averci dato la possibilità di fare un collegamento durante la tua attività, durante quindi l'orario di lavoro. Prima dicevi che sei un neofita, insomma ti sei da poco accostato a questo mestiere, quindi sono molto curioso di capire un po' la tua reazione, l'opinione che ti sei fatta, come pensi andare avanti, insomma queste cose qui che caratterizzano sempre l'avvio di un percorso. A te la parola. Guarda, ovviamente dietro le mie parole c'è sicuramente l'entusiasmo di chi ha appena iniziato, di chi è stato fermo a lungo, quindi magari può non essere compreso da chi già fa l'attività da tanti anni. Magari tante volte non ci si ricorda di quanto si era entusiasti all'inizio nel fare un lavoro. Sì. E per me è un'opportunità enorme, perché vedo davanti a me un'attività dove, se ci si muove con attenzione, con intelligenza, puoi mantenere delle spese praticamente inesistenti. E sì, siamo d'accordo sul fatto che i margini di guadagno non sono altissimi, eccetera, ma signori, parliamoci in chiaro, oggi come oggi nessuno te li regala i soldi, non te li regalavano prima, grazie mille signora, buongiorno, non te li regalavano prima, non te li regaleranno neanche ora. Sta a noi saperci reinventare, perché abbiamo la possibilità.